Debutto con gol per avvantaggiato Cerone, il primo giunto dall'Altamura, il secondo dal Brindisi, i due volti nuovi della Fidelissandria che spugna 1-2 il rettangolo verde del Real Agroaversa, santificano con un gol a testa l'esordio con la squadra di Panarelli al terzo successo stagionale, il secondo fuori casa in Serie D. Allo stadio Biceglia, dopo 50 giorni di pausa forzata a causa dell'emergenza coronavirus, il primo squillo di Cristaldi che si fa notare con un debole rasoterra da fuori aria che non impensierisce Papa, mentre dall'altra parte è Venturini a salvare in scivolata, anticipando l'intervento di Simonetti su cross da destra di Ndiaye. Zero emozioni sino alla mezz'ora di gioco, quando Cerone ci prova sul calcio da fermo, palla deviata in corner. È buonissima invece l'ultima palla dei primi 45 minuti, testa di Russo a fare da torre, la difesa di casa non è perfetta, ci si avventa ancora Cerone che però sembra avere le polveri bagnate. 0-0 all'intervallo. Al rientro con Paparusso al posto di Russo, la Fidelissandria passa in vantaggio al 60esimo con avvantaggiato e lui con il suo destro a giro a disegnare una parabola perfetta che fa secco Papa e vale lo 0-1. La reazione del Real Agroaversa non c'è, c'è solo Cristaldi che si danna l'anima e cerca di risolvere da solo, ma il suo tentativo su cross di Mariano si spegne sul fondo. Stessa sorte, il tiro di Manzo e assalto Fidelissandria che a 9 minuti dal triplice fischio avrebbe l'occasione per chiudere il match a doppia mandata, ma il penalty concesso da Casalini di Pontedera per il fallo in area di Lanzillo su Cristaldi è sciupato da Cerone. Rincorsa e cucchiaio, attonito il portiere Papa che blocca. La formazione ospite però ci mette poco a raddoppiare. All'84esimo l'assist di Cristaldi, il gol del raddoppio lo firma Cerone che pare chiudere definitivamente la sfida. Sbaglia però chi pensa che sia così. L'11 di casa nel terzo minuto di recupero trova l'1-2 di Mariani su assist di Ndiaye. Poi è Anetrella su colpo di testa di Varchetta a salvare Capra, Cavoli e vittoria finale. Per la Fidelissandria pensieri positivi a volontà, una buona dose di ottimismo per il futuro.